Dopo una settimana dal caldo logorante, direi di passare senza ulteriore indugio alla sigla e alle classifiche top e flop 5 tra 2014. Direi di partire con le parole di uno youtuber che conosco molto bene, dette circa qualche mese fa. Cosa mi aspetto da questo 2014? Un E3, appunto, tutto dedicato a PlayStation 4, Xbox One, vari annunci, quindi un E3 veramente coi controcazzi, più o meno a livello dell'E3 2013, che era molto molto buono. Ma le parole furono più sbagliate. Infatti queste aspettative non solo sono state accartocciate e calpestate, ma mi sono state allegramente infilate su per il culo. Però il commento finale lo voglio dare a fine video, come sorta di riassunto. Però sappiate che questo E3 è stato abbastanza di basso livello. Quindi direi di partire con la più lunga e sicuramente più corposa, Flop 5. Investment in Xbox Live. Mettiamo subito in chiaro una cosa. Tutte le conferenze di queste tre sono state piatte. Però la conferenza Microsoft, secondo me, doveva essere la conferenza della redenzione, quella dopo la cancellazione definitiva dai libri di storia del Kinect. E infatti partiamo subito col botto, con l'annuncio di una conferenza esclusivamente dedicata ai videogiochi. E così è stato, un'ora e mezza di soli giochi, cosa che tra le tre big solo Microsoft ha fatto, quindi tanto di cappello. Il problema, diciamo, sta in quello che hanno presentato. Facendo un discorso più generale, se rimango sveglio tutta la notte a seguire questa maratona di conferenze, voglio godere dall'inizio alla fine per giochi mai annunciati, al massimo che hanno avuto qualche rumor settimane prima. Invece Microsoft presenta la sua prima IP nuova ed esclusiva, peraltro indie, alle 19:20, quasi un'ora dopo l'inizio. Ma comunque le esclusive presentate rimangono troppo poche per una piazza come le 3. Ma soprattutto per una conferenza, secondo me, che doveva rappresentare il calcio nelle balle, lo schiaffo morale a Sony. Però ci tengo a precisare che Microsoft non è stata la conferenza peggiore di queste tre, ma che semplicemente è stata la prima a fare uno scivolone. With breakthrough games, features, network Subito, capabilities già dalle prime and posizioni, peripherals that passiamo da together will Microsoft a redefine next-gen Sony. gaming. In questa posizione non finisce la conferenza Sony in sé, bensì la presentazione di qualcosa. Un qualcosa che speravo morisse a poche ore dal suo annuncio, ovvero PlayStation TV o col suo vecchio nome PlayStation This Vita little TV. gem. Non sapete cos'è? Beh, la cosa non mi stupisce. Infatti, dal suo annuncio si è parlato veramente poco di questa, chiamiamola, periferica. Ma ci penso io a colmare le vostre lacune. PlayStation Vita TV è stata annunciata al TGS dell'anno scorso. E per essere brevi e semplici, anche perché non è molto chiaro al sottoscritto il vero e proprio funzionamento, è un aggeggio che permette di giocare giochi per PlayStation 1 e PlayStation Vita, ma soprattutto allo streaming dei giochi da PlayStation 4 ad un altro televisore, senza per forza che essa sia collegata. Questa
Quando ne capii il funzionamento, ammetto che non trovai una spiegazione alla sua esistenza. E a quanto pare non fui l'unico, perché infatti in Giappone, dove è già uscito, è già un flop. Quindi ovviamente cosa fare? Ma ovviamente portarla in Occidente al prezzo di $99 e quindi 99 euro. Fantastico, no? In flop non finisce l'idea in sé, che può piacere come no, ma finisce il masochismo che Sony ha dimostrato nel voler portare una periferica, chiamiamola così, che molto probabilmente sarà un flop. E non sono dei videogiocatori in preda ai fumi dell'alcol o un pirla che sta parlando in questo momento, ma qui parlano i numeri, sono i numeri che stanno dimostrando che è un flop quasi certo. Perché al giorno d'oggi un accrocchio del genere non ha senso, perché fa quello che farà in futuro il PlayStation Now, ma soprattutto lo streaming dei giochi per PlayStation 4 che fa una comune PlayStation Vita. E avrei capito una PlayStation TV venduta a 50-60 euro. Un videogiocatore non vuole spendere più di 100 euro per la console portatile e va al risparmio comprandosi questo schifo. Però sappiamo che oramai in qualsiasi catena di negozi, catene di negozi che fanno offerte, anche sullo stesso internet, si trovano delle PlayStation Vita che costano 50 euro in più rispetto a PlayStation TV e magari hanno anche qualche gioco in bundle. Al terzo posto metto Super Smash Bros. Anche qui c'è da fare un chiarimento, Cristo. Ne ho fatti già un fottio e ne farò altrettanti, quindi state tranquilli. Non metto il gioco in sé, che comunque sembra essere divertente, comunque abbastanza buono. Bensì, porca troia, quanto cazzo ancora me lo devono far vedere? È lo stesso discorso che feci l'anno scorso su Watch Dogs. L'hanno fatto vedere talmente tante volte che oramai rende quasi inutile l'acquisto del gioco in sé. Infatti di Super Smash Bros. Hanno fatto vedere trailer, gameplay, trailer di personaggi, parti di Nintendo Direct, addirittura delle Direct intere esclusivamente dedicate al titolo. E Nintendo cosa fa? Ma ovviamente la piazza a inizio e a fine conferenza. Ok, evidentemente puntano tanto su questo titolo, cazzo, ci mancherebbe ancora, è uno dei titoli quasi di punta di questo Wii U e stanno dimostrando di volerci puntare tanto. Però perché devo essere io a triturarmi i coglioni? Riprendendo il discorso dell'anno scorso, mi vanno a snaturare l'attesa e l'hype che sta dietro a un gioco, cioè io preferisco di un gioco vederne 3 o 4 trailer all'anno più qualche pezzo di gameplay piuttosto che vederne 50 al mese, perché così mi rovinano l'attesa, che è anche una delle parti belle secondo me che sta nel mondo dei videogiochi, l'attesa del titolo. Poi vabbè, ci sono delle esagerazioni che è meglio non commentare. Parliamo ora di Ubisoft. Questa conferenza secondo me è stata l'esempio, il manifesto di quello che è stato tutto le tre, ovvero momenti alti e momenti di merda. Nello specifico Ubisoft, momenti alti come, ammetto inaspettatamente, Assassin's Creed Unity, The Division, Aisha Tyler, e momenti di merda come il gioco che peta in flop. Let's see if I can teach me a good lesson. This is gonna be awesome. Che senso ha continuare a fare questi giochi? Ok, è anni che cercano di provare di togliere l'idea del nerd obeso cagato sul divano a mangiare patatine mentre sta videogiocando. Più o meno da quando Nintendo si è proposto con So Wii e il nostro sbracciarsi come dei dannati davanti a un televisore. Ma chi cazzo compra tutti sti giochi di fitness? Ok, qualcheduno a questo mondo ne sarà appassionato, non lo metto in dubbio, ci sono tante devianze mentali, quindi non mi stupirei che ci fosse anche questa. Ma dopo molti esempi di flop nel campo,
come il rinomato Adidas Mi Coach, come cazzo si chiama, ma ancora di più delle milioni e milioni e milioni di copie vendute nei negozi di quel fottuto Zumba Fitness. Che senso ha continuare a fare questi giochi, ma soprattutto il dedicarli così tanto tempo come è stato fatto? Durante la scrittura di questa flop mi sono ritrovato veramente in difficoltà. Infatti la roba era talmente tanta che restringere il campo a sole 5 posizioni è stato molto 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 difficile. Ma al primo posto ho deciso di mettere Let It Die. Alt! Sento già le ondate di merda che mi state tirando. Perché Let It Die al primo posto? Beh, per capirlo bisogna fare un salto all'indietro, di nuovo al TGS. Al TGS dell'anno scorso presentarono un nuovo titolo di Suda 51, esclusiva PlayStation 4. Un gioco dal nome tanto simpatico quanto ignorante, ovvero Lily Bergamo. Dopo Mondo Zappa, eccoci pronti ad accogliere nelle nostre case Lily Bergamo. E ammetto che dopo averne visto il trailer, il mio hype per questo gioco aumentava con l'avvicinarsi di una probabile data di uscita. Addirittura ho pensato che per il sottoscritto un motivo per avere PlayStation 4 era proprio questo gioco. Ma perché? Cosa mi aspettavo? Beh, un titolo in stile Suda 51, tanta ironia, una trama interessante, una protagonista cazzuta, ma soprattutto tanto divertimento. Per citare un altro titolo, una sorta di No More Heroes. Passa il tempo, pochissime notizie a riguardo, tra le quali, e vi consiglio di segnarvela, di ricordarvela, una dichiarazione di Suda 51. Fino a queste tre. Alla conferenza Sony presentano Let It Die, titolo di dei Grasshopper, esclusiva PlayStation 4. E la domanda sorge spontanea, domanda peraltro che affligge tutti i videogiocatori. Lo prendo o non lo prendo? Solo il destino saprà decidere. Il giorno dopo leggo che Let It Die sarà un titolo free to play. Vabbè, ci sta, diciamo che mi hanno dato una motivazione per non averlo. Il giorno dopo ancora ho guadagnato l'inferno. Infatti, bestemmie e imprecazioni hanno caratterizzato tutta la giornata. Il dito in culo finale e definitivo di queste tre, già abbastanza deludente. Porca troia, come cazzo si può trasformare, perché hanno usato questo termine, hanno trasformato Lily Bergamo, un gioco con un trailer, una protagonista già definita, uno stile già deciso, addirittura già con delle dichiarazioni da parte dello stesso autore, a un gioco completamente opposto che si basa sulla violenza e su uno stile molto dark. Hanno trasformato un gioco sicuramente di nicchia, come praticamente tutti i giochi di Suda 51, a titolo commerciale e soprattutto free to play. Veramente non so a chi dar la colpa di questo, se direttamente Grasshopper e Suda 51, che volevano cambiare genere dopo anni di praticamente stessi giochi con lo stesso stile, quindi puntare su altri lidi, se evidentemente Lily Bergamo era destinata a morire perché a un certo punto dello sviluppo il gameplay era ripetitivo e la trama faceva acqua da tutte le parti. Se, e secondo me ipotesi più accreditata, di Sony che voleva puntare sui free to play, come peraltro abbiamo visto da queste tre, e quindi ha tirato le orecchie a Suda 51 indirizzandolo verso questa scelta per poi poter vantare rispetto agli altri, rispetto anche al PC, di avere il proprio free to play. Insomma, veramente, non sono mai nemmeno stati molto chiari del perché di questa cosa. Però è stato, secondo me, una presa, una grandissima presa per il culo per i fan che attendevano questo titolo. E so peraltro che non siamo in pochi. Ok, respiriamo e torniamo forse tranquilli con la top 5. Se con la flop 5, come ho già detto, ho avuto il problema di dover restringere a sole 5 posizioni una madonna di cose,
con la top ho avuto il problema opposto, ovvero sono andato a cercare il pelo più piccolo per tirare su 5 posizioni. Quindi direi di partire. Sento anche qui le ondate di sonaro di merda che mi state tirando. Per il secondo anno di fila, Sony in top e Microsoft in flop. Però anche qui c'è da fare una dovuta premessa. Sony, come tutte, ha fatto una conferenza mediocre. Però diciamo che, al contrario delle altre, ha fatto quel qualcosa in più o che ha dato un po' più di sapore alla conferenza. Ma cosa? Innanzitutto, anche se poche in più rispetto a Microsoft, ha presentato più esclusive. Ma veramente si parla di un numero irrisorio, proprio una, massimo due. In secondo luogo, le esclusive presentate, per me e secondo me anche per altri videogiocatori indecisi sul da farsi e sulla quale console acquistare, sono più appetibili rispetto a quelle di Microsoft. Ma soprattutto, al contrario di Microsoft, Sony ha presentato la sua prima nuova IP, peraltro anch'essa indie, quasi subito in circa 2 ore di conferenza. Infatti sono state fatte 30 minuti in più rispetto a quella che era la conferenza Microsoft. 30 minuti comunque molto menosi, dove sono state presentate alcune app, la possibilità di pubblicare i propri video su YouTube direttamente da PlayStation 4, il PlayStation Now, la PlayStation TV, qualche accenno al Project Morpheus e 3 ore interminabili di Bendis che presenta la serie a cartoni di un suo fumetto. Però altra cosa che ha dato un pizzico in più di sapore a questa conferenza e che quindi potrebbe, ma non lo fa, andare a parare un po' questo buco di mezz'ora di rottura di coglioni, è stata l'ennesima trollata. Dopo quella epica dell'anno scorso, quest'anno il fratello scemo di Dr. House annuncia, con successive risate da parte del pubblico, perché era palese, era veramente chiaro, non è stato detto direttamente, però si capiva a chi era riferita questa frecciata, che Sony continuerà a supportare la sua PlayStation 4 camera. Ora la domanda sorge spontanea: quando cazzo Microsoft la smetterà di dare pretesti a Sony di farsi prendere per il culo? A voi l'ardua sentenza. Al quarto posto, due titoli secondo me abbastanza scopadelici, ovvero il nuovo capitolo di Tomb Raider chiamato The Rise of the Tomb Raider e Mortal Kombat X o Mortal Kombat 10, rispettivamente presentati il primo da Microsoft e il secondo da Sony. E basta, cioè, si sa ancora troppo poco per farsi una vera e propria idea. Diciamo che a prima impressione sembrano due titoli abbastanza fighi. Però anche qua, se dobbiamo andare a trovare il pelo, il capello, abbiamo da una parte un trailer di un gioco mai presentato, praticamente mai annunciato. Dall'altra abbiamo un gameplay di un gioco purtroppo annunciato poche settimane prima di queste tre. E secondo voi quale sarebbe stata la reazione del pubblico nel vedersi presentare dal nulla un titolo come Mortal Kombat? Altro titolo molto figo è stato sicuramente Uncharted 4. Prima dell'inizio di questo trailer, tutti abbiamo letto la scritta che la parte che stavamo andando a vedere era presa direttamente da PlayStation 4. Cazzo, se veramente la grafica di gioco è a questi livelli, aspettiamoci tante cose, soprattutto anche perché è un capitolo della saga di Uncharted. Pochi giorni dopo è stato addirittura annunciato che Uncharted 4 avrà più poligoni di The Last of Us, gioco che secondo me, per moltissimi sviluppatori, graficamente è un'utopia. Staremo a vedere, sappiamo di moltissimi esempi di giochi con grafica che sembrava disintegrare le nostre console, le schede grafiche dei computer, che poi all'uscita si sono presentati a livello abbastanza mediocre. Insomma, prendiamola come una bella notizia, ma a chiappe strette. Però anche qui c'è un problema. Perché tenere
una bomba come Uncharted, tenerla nascosta e annunciarla alle 3 quando si può invece annunciare settimane prima? Cioè, avete veramente idea di che livello avrebbe raggiunto sia la conferenza Sony, ma soprattutto le 3 in generale, se da nulla fossero spuntati i trailer di Mortal Kombat e di Uncharted? Oh, guarda che si vede la cara Nintendo, ex capolista della flop dell'anno scorso. La conferenza Nintendo, o Nintendo Direct E3 2014, è stata, sempre nella mediocrità generale di queste tre, quella più apprezzabile nonostante l'assenza del buon vecchio Iwata. Infatti tutti i giochi presentati sono esclusive e 13 di queste erano nuove. Cazzo, nuove! Al contrario di Sony e di Microsoft, che ne hanno presentate una decina a testa e non tutte di queste erano nuove. Comunque si è capito definitivamente come Nintendo cerchi di tirare su le scarse vendite di Wii U con i propri titoli e con le proprie forze, perché non solo erano tutte esclusive, ma un buon 90% dei titoli presentati presentavano il marchio Nintendo. Ora resta da capire una cosa: riusciranno questa ondata di titoli esclusivi a tirare su le vendite di Wii U? Secondo me no. Infatti mi sembra che siano non più tanto titoli dedicati ai futuri acquirenti, agli acquirenti indecisi, perché comunque alla fine le tre è questo, il mostrare titoli per dire venite a comprare la nostra console, lasciate perdere le altre. Ma mi sembrano titoli più che altro indirizzati ai già possessori di Wii U, come per dire state tranquilli, non avete buttato i vostri soldi nel cesso, perché arriveranno una marea di titoli già da quest'anno, ma soprattutto l'anno prossimo. E come possessore di un Wii U ne sono ben lieto, ma se non lo fossi non so come avrei preso l'annuncio di questi titoli. Una delle poche note veramente positive di queste tre è stato sicuramente The Division, titolo che se continua così diventa veramente un must have per qualsiasi videogiocatore, ma soprattutto se rispettano le premesse che essi stessi hanno dichiarato. Ma la cosa veramente bella che mi sta piacendo di questo titolo è il fatto che se ne sta parlando non poco, ma il giusto. Si stanno mostrando i giusti trailer, i giusti gameplay, le giuste notizie e non mi stanno ammazzando l'hype, il che è un bene. Quindi nomino definitivamente titolo E3 2014 The Division. E spero, speriamo tutti, facciamoci il segno della croce, preghiamo tutte le divinità esistenti affinché non facciano veramente delle grandi cazzate. Bene, poniamo fine a questa epopea E3 2014, tirando un attimo le somme. Come già detto milioni di volte in questo video, è stato un E3 con momenti alti e momenti bassi, rendendo il tutto in media di livello medio-basso. Ok, è giusto che comunque abbiano presentato quello che hanno in sviluppo e quello che potevano mostrare. Cioè, Cristo, ci mancherebbe ancora che presentino delle cose che non esistono e che non esisteranno mai solo per aumentare l'hype. Ma giuro su Dio che mi incazzo come una iena se tra qualche mese annunciano delle vere e proprie bombe, perché io considero le tre come la piazza più importante del mondo dei videogiochi e soprattutto per i videogiocatori. Quindi il tenersi dei titoloni del signore per annunciare il prossimo mese, ammetto che mi farebbe girare parecchio i coglioni. Ma è anche giusto guardare al futuro con ottimismo, dimenticare questo E3 2014 molto deludente e magari sperare in qualcosa nella Gamescom o, per quanto riguarda, penso solo Sony e Nintendo, al futuro TGS. Insomma, bisogna ancora continuare a sperare, però già l'inculata l'ho presa con queste tre, non mi espongo troppo
per quanto riguarda i prossimi eventi, ma bisogna anche guardare a quello che sarà il 2015. Infatti, secondo me, milioni di videogiocatori in quell'anno ipotecheranno la casa. Il mercato nero d'organi subirà un'impennata mai vista. Cioè, cazzo, avete visto quanti titoli usciranno l'anno prossimo? Tutti i titoli con data incerta segnavano a fine trailer o a fine annuncio o a fine gameplay 2015. Cioè, cazzo, l'anno prossimo avremo titoli del calibro di Tomb Raider, The Division, molto probabilmente Mirror's Edge, Bloodborne, molto probabilmente anche Mortal Kombat, Batman che è stato rimandato, Uncharted, Metal Gear, il nuovo capitolo di Yoshi, il nuovo capitolo di Zelda, Xenoblade, questo Splatoon che sembra abbastanza carino, il nuovo Star Fox. Porca troia, speriamo che non facciano la porcheria di riunirle tutte in un unico periodo, perché sennò veramente non sa, nessun videogiocatore al mondo saprebbe dove andare a sbattere. E ringrazio ufficialmente e pubblicamente l'angolo di Farenz, perché grazie alla sua maratona E3 2014, quindi le live commentate delle tre, hanno reso un po' più dolce l'amaro veleno che mi è stato rifilato da questa fiera.